una donna su 10 si ammalerà di tumore del seno. Quindi è una patologia molto frequente che colpisce le donne sia direttamente che indirettamente, perché se guardiamo nel nostro ambito familiare, ambito lavorativo, fra le amiche, ognuno di noi ne verrà direttamente o indirettamente a contatto. Le armi che abbiamo a disposizione sono tantissime, ma prima di tutto invitiamo le pazienti ad essere molto attente a tutti i sintomi che possono richiamare l'attenzione su un problema al seno, in particolare rigonfiamenti, arrossamenti della cute, refrazioni cutanee, secrezioni da capezzoli, ulcerazioni della cute, rigonfiamento dei cavi ascellari. Invitiamo le pazienti al primo allarme a presentarsi al medico di famiglia o medico specialista per iniziare un iter diagnostico il più appropriato possibile a seconda della circostanza e dell'età. Invitiamo in ogni caso a fare controlli al seno anche in pazienti che non hanno una sintomatologia, perché purtroppo sappiamo che spesso il tumore del seno non dà sintomatologia.